Comincio con una comunicazione di servizio e una correzione, o un'integrazione rispetto all'esercizio della volta scorsa, poi andremo avanti a fare i nostri cari esercizi d'esame. Allora, siete tutti coscienti del fatto che questa è la penultima settimana, la prossima sarà l'ultima. La cosa ci rallegra se non fosse il fatto che poi dopo ci sono gli esami. Avete visto anche sul portale le date relative agli esami. Adesso qui se cercate 12 BHD c'è un pacco micidiale, ma le date essenzialmente sono quelle del 27 giugno, al di là del fatto che non sia molto leggibile dalla vostra distanza, e del 13 luglio, quindi sono i due appelli. Sono entrambi compiti scritti di 2 ore. So che poi a un certo punto cominciano a circolare le fantasie e le leggende più diverse. Sono per questo esame, come per tutti gli altri esami, ci sono due appelli, vuol dire che ci sono due possibilità di sostenere l'esame. Chi vi dice se viene il primo appello non puoi più venire al secondo, cose di questo genere, è tutto falso. Se sono dei docenti che lo dicono, sono contro le regole del Politecnico, quindi andate a lamentarvi con i presidi o col garante degli studenti. Quindi questa, sgombriamo già subito questo, sono due possibilità indipendenti. Per entrambi gli appelli, noi vedete che abbiamo appunto questi 20 diversi corsi o giù di lì in parallelo. Tutti contemporaneamente non riusciamo a farli, siamo divisi su 3 turni. Primo blocco di corsi alle 8:30, un secondo blocco alle 11 e un terzo blocco alle 13:30. Noi, nel nostro corso, dovremmo essere, uno è condizionale, anche se è quasi sicuro, alle 11:30, così come avete, alle 11, così come avete visto sul portale. Il che significa per voi venire 10-15 minuti prima delle 11, trovarvi di fronte all'aula in modo che cerchiamo alle 11 più puntuali possibile di farvi entrare, vi chiamiamo e man mano che entrate controlliamo il documento, sistemiamoci in aula e poi iniziamo. L'aula non la sappiamo ancora, nel senso che vedete che c'è indicato un pacco di aule, non le uso tutte io, però su queste aule distribuiremo, spalmeremo tutti i corsi che ci saranno, no? Nel secondo turno, nel turno delle 11. L'aula specifica in cui ciascuno di voi dovrà andare vi verrà comunicata via SMS e sulla pagina del sito il giorno prima essenzialmente, tanto l'orario è quello, quindi si tratta solo poi di andare nell'aula giusta, cercheremo di... Allora, cioè, è un problema, no, di... Il problema non è semplicissimo perché queste aule non hanno tutte la stessa capienza, ce ne sono da 320 posti come... La 10, la 12 e ce ne sono magari solamente da 150 posti come le aule S, quindi no, non è detto che avremo un'aula tutta per noi o tipicamente due aule in cui dividerci a metà, magari saremo mescolati con gli altri corsi, ma questo non ci cambia perché il compito è uguale per tutti. Quello che vi chiederei solo innanzitutto è di prenotarvi perché se non vi prenotate non venite dall'esame. Non vedi mi raccontare che la sera prima internet non funzionava perché ci sono stati 2 mesi di tempo per prenotarsi. Il favore che vi chiediamo invece è se siete prenotati e alla fine per 100 motivi decidete di non venire a dare l'esame, se potete cancellarvi per il tempo, cioè entro quei 2 o 3 giorni prima che le prenotazioni si chiudano. Ma questo per evitare appunto di... diciamo così, predisporre un numero di aule molto maggiore di quello che in realtà non serve. Poi, se vi prenotate e non venite, nessuno vi può dire nulla, però no, è solamente una... ci semplificherebbe di molto la gestione. Non è necessario in questo corso stampare il cosiddetto statino, né prima dell'esame, né dopo, né per la registrazione del voto, no. Dovete venire voi stessi, il vostro tesserino o un documento di riconoscimento, meglio il tesserino perché certifica anche che siete iscritti al Politecnico e basta, non servono altri pezzi di carta, altri documenti, non andate a fare la fila alle macchinette,
o altre cose. Poi come funziona? Durante lo svolgimento del compito non avete bisogno di nulla se non fogli bianchi su cui scrivere il compito e le biro, le penne per scrivere, più una calcolatrice se vi serve per la parte di teoria. Quindi niente libri, niente appunti, né telefoni, o cose varie. La scusa del tipo, ma io la calcolatrice l'ho dimenticata, uso il telefono come calcolatrice, non va. Sto scrivendo, ma sto facendo i conti, non sto mandando l'SMS all'amico che è fuori. No, non funziona. Qualcuno ci ha provato l'altro anno. Dopodiché, vabbè, ci consegnate tutto, compreso anche il foglio con il testo perché avrete fatto sopra la parte di teoria, tanto poi il testo lo pubblichiamo sul sito, quindi non state né a fotografarlo né a fare cose strane perché tanto è pubblico, no? Il testo dopo l'esame. Per quanto riguarda la registrazione del voto, io mi regolo in questo modo, no? Ciò che ho detto finora vale per tutti i corsi, ciò che vi dico adesso vale per me, per il nostro corso, perché poi ciascuno docente ha delle modalità leggermente diverse. Normalmente il voto dell'esame è il voto che vi assegniamo, vi proponiamo a valle della correzione dello scritto. Quindi voi consegnate, noi lo correggiamo, valutiamo gli errori e vi diamo un voto. Questo voto lo pubblichiamo sul portale della didattica, ciascuno lo vede sulla propria pagina, c'è una sezione che se non sbaglio si chiama progetto esami o qualcosa del genere, quindi ciascuno vede il proprio voto. Io vi mando solamente un annuncio per dire guardate che ci sono i voti, andatevi a vedere. Dopodiché possono succedere due o tre varianti dopo che avete visto il voto. Vi piace, nel senso che decidete di accettarlo. A quel punto non dovete far nulla. Nel senso che verrà registrato automaticamente. Se volete farvelo anche scrivere sul libretto cartaceo, allora fisserò un appuntamento. Cioè, di fatto, quando io pubblico i voti, fisserò un appuntamento. In quella data può venire chiunque, o per farsi trascrivere il voto sul libretto, o per vedere il compito. No, perché l'opzione A era il voto mi piace, l'opzione B era il voto non sono convinto, pensavo di aver preso di più. Allora voglio venire a vedere il compito che errore ho fatto. Allora mi fisserò quella data. Oppure, magari è insufficiente, però voglio venire a vedere lo stesso che errore ho fatto. C'è una data in cui io mi presenterò, io e Sandro ci presenteremo in un'aula con i compiti e mettiamo il tempo che serve per potervi raccontare e spiegare le correzioni e gli errori che avete fatto. Chi vuole? O prima, o diciamo così, anche senza vedere il compito, oppure dopo aver visto il compito. Chi vuole rifiutare il voto me lo deve dire, o in quella sede o via mail. Chi non mi dice nulla verrà registrato il voto che ha. Ok? La registrazione sul libretto cartaceo non è obbligatoria, se volete venite, se non venite, non venite o date il libretto a un amico o un'amica, è indifferente. Quello che fa fede è ciò che registriamo sul libretto elettronico e su quello vedete il voto già proposto e se decidete di ridare l'esame dovete dirmelo e rifiutarlo, perché altrimenti una volta che un voto sufficiente registrato non è più cancellabile in tutta la vostra carriera, no? Se avete registrato un 20 e va registrato non si può più cancellare e ridare l'esame perché voglio prendere di più. Quindi la cosa importante è quella. Comunque, vi scriverò poi tutto in una mail di annuncio a valle del compito. Questo vale soprattutto nell'appello di metà luglio, so che molti si stanno facendo, quest'anno non è troppo in là, l'anno scorso ce l'avevamo al 20 e passa di luglio, la gente scappava, eh? Non c'è, potete scappare benissimo 5 minuti dopo l'esame se avete di meglio da fare. Perché tanto poi basta che guardiate il voto sul portale e poi comunichiamo via mail per l'accettazione oppure meno. Così vi sapete organizzare. Di norma non c'è prova orale, non c'è un orale, no? Salvo che qualcuno di voi lo voglia chiedere per ritoccare il voto
tipicamente succede quando uno è nell'intorno inferiore del 18 o del 30, allora a quel punto è vostro diritto chiederlo e lo si fa nello stesso giorno in cui facciamo la visione dei compiti, ma normalmente non succede. Ok, ci sono già anche pubblicate le date di settembre, 3 settembre 2012. Ma magari a nessuno di voi interessa, io spero che sia così. Ok, questa era la comunicazione di servizio. Ah, fan bagno. L'altra cosa che volevo dire prima di iniziare è che la volta scorsa avevamo provato a risolvere un esercizio, ricordate quello dei rettangoli, no? In cui ci eravamo accorti, o perlomeno io mi ero accorto, che il problema di determinare se due rettangoli fossero sovrapposti era più complicato, non nel senso di difficile, ma nel senso che c'erano tante casistiche diverse da tenere conto, rispetto a quanto non ci sembrasse a prima vista. Allora, chissà se la wireless tiene, io quel giorno stesso ho detto, non può essere così complicato, infatti andando a un po' pensarci, un po' cercare in giro, ci sono delle soluzioni più furbe, ma la rete non aiuta. Per cui avevo scritto questo messaggio sulla pagina del corso che faceva riferimento a un articolo che se volete potete andare a leggere, ma il tutto si riassume nel fare un ragionamento molto diverso rispetto a quello che avevamo ipotizzato all'inizio. Cioè, noi nel risolvere questo esercizio avevamo considerato tutti i casi in cui, cioè, le disuguaglianze tra coordinate dei vertici del rettangolo nei casi in cui questi si sovrapponessero. E quindi le posizioni relative di questi due rettangoli erano molte. Quella più semplice, i casi più semplici erano quelli in cui un vertice di uno dei due rettangoli cade all'interno. E l'avevamo disegnato così, cade all'interno dell'altro rettangolo. E questo significa 8 casi possibili, perché i vertici del primo rettangolo sono 4, cade al secondo rettangolo, però chi gioca il ruolo del primo e del secondo è intercambiabile e qual è il vertice dei 4 che cade all'interno è diverso. E quindi dovevamo controllare 8 disequazioni. Dopodiché c'erano dei casi particolari, come avevamo visto questo, ad esempio, che non era banale da formalizzare in termini di vertici. E ci eravamo bloccati lì, in parte perché era finito il tempo, in parte perché avevamo capito che avevamo forse imboccato una strada non ottimale. Il ragionamento che si poteva fare invece era il contrario. Se due rettangoli non si toccano, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che o in senso orizzontale, o in senso verticale, o tutte e due, c'è una certa separazione tra di essi. Allora, poiché io conosco le ascisse e le ordinate dei quattro lati, quando il lato sinistro, l'abbiamo chiamati R1 e R2, il lato sinistro di R2, che viene a destra del lato destro di R1, oppure il lato destro di R2 che è minore viene a sinistra del lato sinistro di R1, oppure la stessa cosa in verticale, e quindi il lato inferiore di R1 è maggiore del lato superiore di R2 o viceversa, sono sicuro che i rettangoli sono separati. Quindi in questo caso ho solo quattro combinazioni, quattro condizioni da verificare. Una, due,
3 e 4. Se almeno una di queste 4 è verificata, allora i rettangoli sono disgiunti. Altrimenti in qualche punto si sovrappongono. Perché non riuscite a costruire, no, nessuna combinazione di rettangoli in cui, che si sovrappongono effettivamente, in cui almeno una di queste 4 condizioni sia verificata. No? Quindi in questo caso era più facile, dal punto di vista del programma, verificare la condizione inversa. I rettangoli non si toccano. Se non si toccano vuol dire che sono separati. Se sono separati lo sono o lungo le x o lungo le y. Ma noi avevamo strutturato il programma per benino, nel senso che era tutto dentro una funzione, è sufficiente andare a ritoccare quella funzione. Io non ho modificato il codice, né lo faccio adesso, perché così vi potete divertire. Ok? Ok, allora andiamo avanti su esercizi nuovi adesso. Per chi si sta preoccupando, vi ricordo che la parte incasinata dell'esercizio è saltata fuori non nell'esercizio che è stato dato all'esame, ma nella variante che ci siamo inventati, no? Quindi uno dice, ma se all'esame non mi viene in mente. No, all'esame non avevi bisogno di fare quella cosa. Ok, veniamo agli altri compiti del 22 luglio, che superficialmente sono simili, ma algoritmicamente sono diversi, quindi... E cerchiamo di completare quasi tutti i temi d'esame che sono pubblicati, no? In queste lezioni che ci rimangono. Allora, si è reso in C un programma per consultare un timesheet, cioè una tabella che riporta giorno per giorno le attività svolte da una persona e il tempo impiegato per ciascuna attività. Si assume che il timesheet sia memorizzato in un file di testo chiamato time.dat. Quindi questo è un caso in cui il nome del file non viene passato come parametro sulle linee di comando, ma è noto a priori, è una costante. In cui ogni riga descrive un'attività effettuata in un certo giorno dell'anno, nel formato giorno attività durata, dove il giorno è un numero intero compreso tra 1 e 365, l'attività è una stringa senza spazi lunga al più 30 caratteri, la durata invece è un numero intero che corrisponde alla durata dell'attività in minuti. E qui c'è il solito esempietto, nel giorno 1 Capodanno ha fatto 90 minuti di lezione, il 4, che sarà il 4 di gennaio, 60 minuti di ricevimento, il progetto A ci ha lavorato il giorno 3 per 180 minuti e così via. Il file può contenere un numero arbitrario di righe e non si può assumere alcun ordinamento delle righe del file, infatti si vedete che le date sono tutte mescolate arbitrariamente. Può contenere un numero arbitrario di righe, vuol dire che non so a priori quante righe ci sono, e quindi non posso dire sono 365 righe, no, perché nello stesso giorno possono esserci più attività e non so quante. Si desidera realizzare un programma che legga il file e controlli che non ci siano giorni nei quali la somma complessiva dei minuti lavorati sia superiore a un certo limite K, passato come parametro sulle linee di comando. Quindi un vincolo è che in ogni giorno il numero totale, la somma di tutti i minuti, non sia superiore a k. Se tutti i giorni hanno complessivamente un numero di minuti non superiore a k, quindi se questa condizione di prima è verificata, allora solamente in quel caso il programma deve visualizzare il messaggio dati nel file corretti. Altrimenti il programma deve elencare i giorni in cui il limite è stato superato, con il relativo totale. Questa parte di frase per me non è chiara, perché non si capisce se è il totale dei minuti di quei giorni lì o il totale dello sforamento, cioè di quanti minuti ci sono in eccesso. La potrei leggere in due modi diversi. L'esempio fa vedere che è il totale dei minuti corrispondenti alle somme di quel giorno lì. Il programma deve anche controllare che ogni riga del file inizi con un giorno compreso tra 1 e 365 e riportare un errore in caso contrario, assumendo per il resto che il formato del file sia corretto. Quindi tutto sommato è
relativamente semplice l'algoritmo, cioè il problema. Allora, cosa devo fare di fatto? Io devo leggermi il file e fare il calcolo dei minuti. Man mano che vedo una nuova riga del file, devo tener conto di quanti minuti sono stati lavorati nel giorno corrispondente a quella riga del file. Quindi il lavoro di lettura del file di fatto corrisponde a tenere traccia di tanti contatori che corrispondono ai minuti lavorati in ciascun giorno dell'anno. Quindi ho 365 contatori. No, il modo più semplice di risolverlo è probabilmente questo. Alla fine a me non interessa sapere perché, la motivazione o altre informazioni. Per ogni giorno alla fine mi serve sapere qual è la somma dei minuti lavorati. Io non posso pensare di avere un vettore in cui ci siano tutti quei dati, perché la lunghezza di quel vettore non la posso impostare, il testo me lo dice chiaramente. Non sai quante righe ci sono. Ma di sicuro so che il giorno è compreso tra 1 e 365. Quindi a me alla fine serviranno solamente 365 contatori, variabili, che contano i minuti. Quindi posso pensare di crearmi un vettore nel quale in ogni posizione di questo vettore, cioè, corrisponde a un giorno dell'anno, e il valore di questa cella è il numero intero di minuti lavorati in quell'anno che viene via via incrementato quando troveremo nuovi dati nel file. Visto così, si risolve anche con poche istruzioni. Quindi, progetto lo chiamiamo 2011-07-22C. Quindi la chiave del nostro programma sarà un vettore di numeri interi di, adesso ci ragioniamo, 365 elementi. Questo vettore conterrà, ad esempio, minuti di 7, contiene i minuti lavorati nel giorno 8. Perché i vettori inizi, sono numerati a partire da 0 a 364, l'indice del vettore. I numeri invece con cui abbiamo a che fare sono numerati a partire da 1 a 365. Quindi il giorno corrispondente è sempre un'unità in più rispetto al valore dell'indice che uso. Questo è un modo, l'altro modo potrebbe essere quello di dire, ma va, sì, prendiamo una cella del vettore in più, facciamone una in più, e così usiamo come indice del vettore esattamente il numero del giorno, lasciando la cella 0 vuota, non utilizzata. Però a me non dà neanche troppo fastidio, lavorare con due indici scalati, basta fare un più 1, un meno 1. Quindi questo è il significato di questo vettore, che è la vera informazione che deve essere generata dalla parte iniziale del programma che legge il file e deve essere utilizzata dalla parte finale del programma che stampa le statistiche e le informazioni.
Quindi avremo due parti ben definite del programma, anzi tre, no? Parte 0, diciamo così, acquisisci i dati. I parametri di lavoro. Parametri. La parte 1, che è leggi il file ed aggiorna il vettore minuti. E poi ci sarà la parte 2, che è quella di calcolare gli sforamenti e stampa ciò che devi stampare. La parte 0 acquisisce i parametri, che cosa acquisisce? Vabbè, di fatto acquisisce il valore di K, che serve alla... Poi la parte 1 non servirà, servirà la parte 2K. E acquisisce il file, di fatto apre il file. Quindi anche qui, tra le variabili importanti che mettiamo all'inizio, ci sarà sicuramente il file e ci sarà sicuramente anche il K, il valore di K. Chiamiamolo K maiuscolo, così come dice il testo dell'esercizio, non è un nome di per sé molto significativo nel programma, ma poiché il testo lo chiama così, mettiamolo come commento, soglia, massimo minuti lavorabili in un giorno. Ci aggiungiamo ancora uno string.h che ci servirà di sicuro. Ok, adesso questo programma lavora, no? Partendo da due informazioni. Una è fissa, statica, definita, che è il nome del file. Il testo mi dice che si chiama time.dat. La seconda informazione invece è sulla riga di comando, che è il K. Quindi me la devo andare a pescare qui. Allora, dichiaro i parametri che mi servono per accedere all'informazione sulla linea di comando. E già che sono qua all'inizio del programma, definisco anche la costante giorni come 365, chiamatemi paranoico, ma visto che la userò due o tre volte evito di rischiare di batterla male. Ok. Sì, grazie. Asterisco. Grazie. Allora, 15 parametri, classico, controlliamo che argc valga 2. Se argc vale 2, devo acquisire il valore di k. Quindi presumo che argv di 1 sia un numero intero che contiene il valore di k. Allora proviamo a leggerlo. Come faccio a estrarre un numero intero da argv di 1? Argv di 1 è una stringa, mi serve estrarre un numero intero, posso usare la sscanf oppure la atoi. Io preferisco sempre la sscanf. Chiedo alla sscanf di analizzare argv di 1 ed estrarre un numero intero che mi viene memorizzato nella variabile k. Dopodiché controlliamo se effettivamente questa conversione ha avuto successo, quindi devo controllare che r sia uguale a 1, quindi se è diverso da 1 c'è un errore, il numero di parametri convertiti dall'argv di 1,
E poi possiamo anche controllare, già che siamo qui, che k sia maggiore di 0, se non ha senso. Ha letto un numero e questo numero era positivo, un intero positivo. Altrimenti il parametro deve essere un intero positivo. E poi se avessimo voglia potremmo anche dire che deve essere inferiore al numero totale di minuti presenti in una giornata, 24 per 60. Ma... L'ultimo passaggio è aprire il file. In lettura. Perché k deve essere maggiore di 0? No. Ottimo. If. Sì, ma perché ragionavo al positivo. L'errore allora, è se ho letto, se non sono riuscito a convertirlo, oppure se l'ho convertito, ma quello che mi è venuto fuori non era maggiore di 0. E vabbè, poi c'è il controllo di f uguale a null, di nuovo. Ok. Proviamo a aprire il nome time.dat in lettura. A questo punto c'è la fase di lettura vera e propria del file. Prima dovrò azzerare il contenuto del vettore minuti, riempirlo di zeri. Avrete visto, probabilmente su molte soluzioni di esercizi, una sintassi di questo genere. No? Che io tendo a non usare, ma è perfettamente lecita, quando noi dichiariamo un vettore, è possibile nel momento in cui lo si dichiara specificare qual è il valore iniziale dei suoi elementi. E la sintassi è aperta graffa e poi i valori. E così via. E allora è come se scrivessi minuti di 0 uguale 3, minuti di 1 uguale 4, minuti di 2 uguale 5, eccetera, eccetera. Dopodiché, no, nel postille della specifica del linguaggio C c'è scritto che se i valori che ho specificato non sono sufficienti a riempire tutte le locazioni del vettore, quindi in questo caso il vettore è di 365 elementi, qui ne ho scritti 6, quelli successivi sono messi a 0. Allora, spesso si usa di più il caso particolare, la postilla, che non il caso normale di riempire i valori. Quindi volutamente si mette solamente un primo valore, sapendo che poi tutti gli altri sono messi a 0 automaticamente dal compilatore. Questo è un modo per creare un vettore che parta non con valori casuali non inizializzati, ma con valori già inizializzati tutti a 0. Si può scrivere così, oppure si può fare un classico semplice ciclo in cui vado ad azzerarli a mano uno dopo l'altro. Tanto alla fine l'operazione che viene fatta è sempre la stessa. Sono funzionalmente equivalenti, nel senso che in entrambi i casi, sia usando la sintassi di inizializzazione, sia facendo un ciclo di azzeramento, alla fine mi devo trovare il vettore minuti pieno di zeri.
Io personalmente preferisco metterlo qua, ma perché a me piace vedere l'inizializzazione di una variabile subito prima del suo utilizzo. Perché è vero che se non l'hai inizializzato là all'inizio, ma magari all'inizio era 3 pagine prima, poi magari nel frattempo l'hai usata per qualcos'altro quella variabile e ti sei dimenticato di reinizializzarla. Ma è una questione di programmazione protettiva, no, da parte mia. Mi difendo contro i miei errori. Ma altrimenti è uguale. Se sono sicuro che quel vettore non l'ho toccato, va benissimo anche inizializzarlo all'inizio, appena lo dichiaro. Ok, a questo punto leggo il file, while. F-get S, riga, max F, diverso da null, devo dichiarare ovviamente max e riga, non so, 80 caratteri, e riga è un vettore. Di 80 caratteri più 1 per il terminatore nullo, e a questo punto la riga, no, corrisponde a una singola riga del file. Cosa ho sbagliato di nuovo? Sono dubbi o errori? Parlate. No, va bene. Quindi qui leggo una riga del file alla volta, la riga è lunga massimo 80 caratteri, quindi un vettore di caratteri lungo al massimo 80 dal file F. E una volta che l'ho letta, la variabile max è una stringa che contiene via via le singole righe del file. Di queste righe a me interessano due valori, mi interessa il giorno e mi interessa il numero di minuti. Sinceramente della motivazione non me ne può fregare di meno, perché non mi servirà per nulla nel programma, quindi posso anche evitare di leggerlo. Quindi io vado ad analizzare la mia riga, chiedendo all'scanf per favore di estrarmi un numero intero, poi analizzare una stringa ma non memorizzarmela da nessuna parte, per %s con l'asterisco per dire sopprimo la memorizzazione, e poi un altro numero intero. Questi numeri interi li metto in due variabili che posso chiamare giorno e minuti, min. MM, fatemi fare, perché min è, ricorda il minimo. Quindi giorno e MM sono due variabili intere che memorizzano i valori presenti sulla, su ciascuna, no, delle righe, una per volta, del file. Se l'unico controllo di validità che il testo ci dice di fare è sul valore numerico del giorno, e dico io anche sul fatto che esistano i minuti, quindi che questa sscanf abbia successo. Quindi se tutto è corretto, vuol dire che r uguale 2, perché ho estratto sia il giorno che i minuti. Vuol dire che giorno è maggiore o uguale a 1 e vuol dire che giorno è minore o uguale a 365. Se sono vere tutte queste condizioni posso elaborare il dato, altrimenti no. Elaborare il dato significa ricordarsi che i minuti lavorati in questo giorno, quindi con indice giorno meno 1, ricordiamo che c'è sempre lo sfasamento di un'unità tra il numero del giorno che parte da 1 e l'indice del vettore che parte da 0, i minuti lavorati in questo giorno devono essere incrementati
di una quantità pari ai minuti presenti su questa riga del file. Minuti di giorno meno 1 uguale minuti di giorno meno 1 più mm. E quindi io me lo visualizzo così, un bel vettore verticale pieno di zeri, e a un certo punto vado a prendere uno zero, lo sostituisco, lo incremento con i minuti di oggi. E andrò a incrementare o l'uno o l'altro a seconda di cosa trovo. Un po' come quelle corse dei cavalli, no? Che ci sono nel Luna Park, in cui voi tirate le bocce e i vari cavalli avanzano, ogni volta ne avanza uno diverso, a seconda di che cosa ho trovato nella riga del file. Alla fine del file avrò in ciascuna posizione del vettore, chiudendo il file, avrò in ciascuna posizione del vettore il numero di minuti che è dato dalla somma di tutte le volte, no, di tutti i valori di minuti corrispondenti a tutte le volte in cui nella riga del file era nominato quel giorno lì. In un file molto corto il vettore minuti sarà pieno di zeri ancora. Nel nostro esempio che c'è qui, io avrò un vettore giorno che contiene nella prima posizione, minuti di 0, contiene 90 più 90. Nella posizione minuti di 1 non co contiene 0 perché non c'è nessun giorno 2. Nella posizione minuti di 2 contiene 180 più 180 più 160. Nella posizione minuti di 3 contiene 60. In tutte le posizioni successive contiene 0. Alla fine del ciclo di lettura. Convincercene possiamo anche pensare di, anche se non ce lo chiede l'esercizio, di dare una stampata di controllo a questo vettore. Non fatemelo stampare tutto, nel senso che stampiamo solamente le celle che sono diverse da zero, perché altrimenti stamperebbe, scorrerebbe via perché non ci sta in una videata, no? Quindi controlliamo solamente se minuti di è diverso da zero, stampo giorno per 100D, minuti per 100D. Il giorno è i più 1, i minuti sono minuti di i. E quindi possiamo già controllare, eseguire questa parte del programma prima di passare a quella successiva. Allora, vediamo di provare a compilare. Ok, vi è piaciuto. Prima di provare a eseguirlo, ovviamente dovremo creare il file time.dat. Proviamo a copiarci dentro questo. E proviamo a eseguire il programma. Adesso attenzione che il file time.dat non è nella cartella giusta, quindi mi sposto due sopra. Adesso il parametro k metto un valore qualunque, tanto non viene ancora utilizzato. Manca un barra n, scusate. Perché è leggibile.
giorno 1 minuti 180, giorno 3, giorno 2 minuti 0, ma non l'abbiamo scritto, giorno 3 minuti 520, giorno 4 minuti 60 e così via. E tutte le altre locazioni ci sono fino a 364, ma sono, contengono 0. Allora adesso possiamo passare allora alla fase 2, calcola gli sforamenti e stampa, andiamo a rileggerci il testo per ricordarci esattamente cosa ci chiede. Se tutti i giorni hanno complessivamente un numero di minuti non superiore a k, vero o falso? Ho sforato o non ho sforato? Allora devo controllare tutto il vettore per vedere se c'è almeno un giorno, no, in cui ho sforato. Se c'è almeno un giorno devo stampare questa cosa qui. Allora, partiamo definendomi un flag che mi dice se ho trovato almeno uno sforamento oppure no. E quindi significa semplicemente andarsi a prendere tutte le locazioni del vettore e vedere se lo sforamento che inizialmente non c'è, quindi lo inizializziamo a 0, in realtà avviene per un certo giorno. Cioè 6 minuti lavorati all'indice i, cioè al giorno i più 1, fossero maggiori di k, allora sicuramente sforato è uguale a 1. O sforato. E se ho sforato posso stampare di quanto. Quindi stamperò questa frase qua, giorno tal dei tale con un totale di tot minuti. No, aspettate, ho fatto così. I valori sono il giorno i più 1 e i minuti sono minuti di... Poi alla fine di tutto il ciclo, se per caso non ho mai sforato, mi dice il testo che devo stampare il messaggio dati nel file corretti. Quindi se sforato uguale 0, ma solamente alla fine di tutto il ciclo for, solo dopo che li ho controllati tutti, se sforato è ancora uguale a 0, allora ho il diritto di dire che non ho mai trovato nessuno sforamento. Copia. Incolla. Proviamo a eseguirlo con una soglia molto alta, 2000. E beh, a parte queste stampe di prova che avevamo messo, con 2000 mi dice che i dati nel file sono corretti. Se io abbasso la soglia a 400, mi dovrebbe dire che ho sforato nel giorno 3. Giorno 3. Se abbasso la soglia a 100... mi dice sia il giorno 1 che il giorno 3 e così via. Manca solo più un dettaglio,
che è questa frase qua. Il limite è stato superato nei seguenti giorni. Quando la posso stampare? Beh, dovrò stamparla qui essenzialmente. Però devo evitare di stamparla più e più volte. Se c'è solo uno sforamento va bene, se la stampo lì, ma se ci fossero quattro sforamenti non devo stampare ogni volta quella frase lì. La stampo solamente al primo sforamento. E come faccio a sapere, a questo punto qui nel codice, come faccio a sapere se è il primo sforamento oppure no? Sempre la variabile sforato. Se è ancora 0, la sto per mettere a 1, però un attimo fa era ancora 0, allora vuol dire che questo è il primo sforamento, il primo momento in cui questa variabile passa da 0 a 1. Le volte successive la variabile era già 1 e quindi vuol dire che avevo già sforato in passato e quindi questa stampa l'avevo già fatta. Quindi questo lo stampo la prima volta che sforo. Se sforo più volte lo stampo solamente la prima volta. Se non sforo mai, non lo stamperò mai e al suo posto stamperò questo. Quindi verifichiamo, mettiamo anche un commento a questa parte qui, perché non fa parte dell'esercizio, la lasciamo perché non si sa mai. Proviamo a ricompilare. 2000, rifacciamo, dati corretti. 400, il limite è stato superato nei seguenti giorni, a parte che ho sbagliato la E accentata. 100, e il messaggio lo stampa una volta sola anche se c'è più di uno sforamento. Il motivo per cui quella E accentata qui la vedo bene, ma nella finestra del programma la vedo male, è che Windows nel suo complesso, le applicazioni grafiche e le finestre di comandi usano due codici asci estesi diversi. No? E quindi, visto che l'E accentata fa parte di una tabella estesa, no, dal 128 in su, la tabella che viene usata dentro Windows è diversa da quella che viene usata dentro DOS. Quindi qua lui salva dentro questa stringa il codice 8 bit corrispondente al codice asci esteso secondo una tabella di codici che si chiama Windows 15.1512, ma lasciamo perdere il dettaglio, con un certo valore numerico, e però questo valore numerico quando stampate una finestra di comandi che usa una tabella di codice estesa diversa corrisponde a un carattere diverso. Questo è il motivo per cui finora ho sempre cercato di evitare di inserire lettere accentate. Su sistemi operativi pensati meglio, tipo il Mac o tipo Linux, questo problema non c'è perché la tabella di codice è unica nelle varie applicazioni. Ok? Cominciamo a vedere quello dopo. Perlomeno iniziamolo, poi a un certo punto facciamo una pausa. Allora, si realizza in linguaggio C un programma per visualizzare alcune statistiche sui numeri chiamati da un apparecchio telefonico. Ma questo abbiamo già fatto.
No, è diverso. I cui tabulati sono contenuti in un file di testo con il nome passato sulla linea di comando. Si assume che il file contenga su ogni riga la descrizione della telefonata nel formato data, numero, durata, tipo. La data è una stringa nel formato 8 cifre numeriche, 4 per l'anno, 2 per il mese, 2 per il giorno. Il numero è una stringa senza spazi, lunga al più 20 caratteri. La durata è un intero che corrisponde alla durata della telefonata in minuti e non secondi, strano però, vabbè. E il tipo è un carattere E per telefonata in entrata e U per telefonata in uscita. Ad esempio, il 1° luglio 2011 ho chiamato in uscita il numero 3456 per 30 minuti. Il giorno 3 giugno 2011 ho chiamato il numero 0234 per 10 minuti. L'unica chiamata che ho invece ricevuto è da questo numero 011345 di 20 minuti e l'ho ricevuta il 2 luglio 2011. E così via. Il file può contenere un numero arbitrario di righe, ma il programma deve funzionare con un file contenente fino a un massimo di n numeri telefonici diversi, dove n è una costante definita in una direttiva define. La frase contorta per dire è lecito ipotizzare una dimensione massima del file, punto. Qui è scritto su 3 righe. Non si può invece assumere alcun ordinamento delle righe del file, ma si assuma che il formato del file sia corretto. Quindi senza impazzire a fare troppe validazioni, troppi controlli. Adesso cosa devo fare? Il programma riceve dalla tastiera due date, nel formato anno, mese, giorno, e deve visualizzare sullo schermo per ciascun numero telefonico con il quale ci sia stata almeno una telefonata tra le due date, il totale dei minuti in entrata e il totale dei minuti in uscita nel periodo compreso tra le due date. Allora, quella frase lì dobbiamo rileggerla 3 volte. Devi visualizzare per ciascun numero telefonico il totale dei minuti in entrata e in uscita, ok? Quindi vuol dire che alla fine devo prendere, se ho 4 numeri telefonici diversi, dovrò dare il totale dei minuti diviso per ciascun numero telefonico. Ma per ciascun numero telefonico, cioè valutando solamente le telefonate che sono avvenute in quell'intervallo di date. Quindi praticamente noi cosa dobbiamo fare a questo file? Dobbiamo mentalmente cancellare tutte le date che non ci interessano. Quindi riuscire a vedere, leggere solamente le righe la cui data, è compresa nell'intervallo tra le due date che l'utente inserisce da tastiera, come fa a vedere l'esempio lì sotto. Trovate queste due, quindi le due date mi danno un criterio per dire quali righe del file devo considerare e quali invece devo ignorare. Tra le righe che devo considerare, cosa devo fare? Devo contare il numero di minuti in entrata e in uscita per ciascun numero telefonico che vedo, che incontro in quelle righe lì del file. Di nuovo ho una serie di contatori, no? Che conta quanti minuti ho visto. È simile al problema di prima, con la differenza che mentre nel problema di prima il numero che mi identificava quale contatore era un numero tra 1 e 365, quindi ho potuto fare un vettore che avesse 365 posizioni. Qui non posso, avere un vettore il cui indice è un numero di telefono da incrementare. Quindi dovrò avere una soluzione un pochino più complicata. Io quello che mi sto immaginando leggendo questo testo, guarda l'ultima riga, io devo stampare quello. Allora, quell'ultima riga lì di questa pagina mi fa vedere una struttura che ha 3 campi, un numero di telefono, i minuti di entrata e i minuti in uscita. Questi sono i 3 campi che mi servono, tutto il resto sono preliminari, ma alla fine devo stampare queste 3 cose. Allora io mi sto immaginando lì sotto, guardando le ultime due righe, un vettore di strutture, le quali hanno 3 campi, numero di telefono, minuti di entrata e minuti in uscita. Il programma deve costruirmeli.
costruendo incrementalmente, leggendo una per una le righe del file. Sembra che la difficoltà di questo esercizio sia nel confrontare le date. Invece è banalissimo. Per come sono state fatte queste date, per come sono codificate, anno, mese, giorno, per confrontare le date è sufficiente confrontarle come stringhe, in ordine alfabetico. Non serve estrarre il mese, l'anno, il giorno e poi andare a fare i confronti se l'anno è uguale, se l'anno è diverso, se il giorno è minore, se il mese è uguale, eccetera. Cosa che in generale va fatto sulle date. Ma voi provate a leggere ad esempio queste due date in grassetto qua sotto, questa viene dopo la prima, se le confronto come stringhe, la string compare mi dà già quel confronto. Non sono numeri, non sono da leggere come numeri, non sono da leggere come anno, mese, giorno. Guardate queste prime due date, il 2 è uguale, 0 è uguale, 1 è uguale, 1 è uguale, 0 è uguale, 7 è maggiore di 6. Mi fermo, la prima data è successiva, perché ho già trovato che questo è maggiore. No, in modo automatico, lo fa già la string compare. Perché io tutti i file che vi metto a disposizione, i file zip con gli esercizi, i testi PDF dei temi d'esame, hanno tutti un nome di file che comincia con la data codificata in quel modo? Ma perché così quando apri te li trovi tutti in ordine di data, in ordine cronologico. Se invece tu scrivessi 3 giugno 2012, giorno, mese, anno, quando li metti in ordine, aprendo la cartella dei file, li trovi tutti mescolati, ordinati per giorno e non per anno e mese. Quindi bisognava innanzitutto osservare quello e dire ok, la data non è un problema, è banale, devo solo trattarla come stringa e non come intero, né come, potrei anche trattarla come intero volendo, perché vuol dire che quel numero letto come intero fa 20.110.701 anche, sì, tanto 20 milioni in un int ci sta comodamente, ma quello che non devo fare qui è andare a separare anno da mese da giorno, perché altrimenti si complica, non è che non devo, perderei molto tempo, ok? Allora, o come stringa o come intero. Io ho sempre pensato a stringa perché se l'ho cominciato a pensare come stringa, la data, vi funziona il ragionamento anche se ci fosse un separatore, anno barra mese barra giorno. Tanto quel separatore sarà sempre lo stesso, nelle stesse posizioni dei caratteri, quindi non inficia il risultato del confronto alfabetico. In questo caso non c'è nessun separatore, quindi si poteva anche leggere come numero. Ok, allora abbiamo detto cosa non fare. Adesso cominciamo a fare. Allora, chiudiamo questo signore qui e apriamo uno nuovo. Turno D, questo, Dove di nuovo riprendiamo il ragionamento sulla parte algoritmica. Cosa deve calcolare questo? La somma di minuti relativi a certi numeri telefonici. Allora, quello che io vedevo era la possibilità di ricordarsi il totale dei minuti chiamati dividendola per ogni numero telefonico in una struttura,
che contenesse il numero telefonico chiamata, e questo lo devo rappresentare come stringa, perché il fatto che ci sia o non ci sia lo 0 davanti cambia, quindi non lo posso prendere come intero. E poi posso avere le chiamate, i minuti in entrata e i minuti in uscita. Quindi alla fine il mio programma dovrà gestirsi un vettore di una lunghezza che posso limitare a piacere, a buon senso, perché il testo mi dice guarda che puoi mettere un limite con una define, di questi numeri. Quindi è un vettore totali, non mi sto trovando un nome migliore. Lo chiamiamo minuti, scusate. No? Perché totale totale mi confonde troppo. Un vettore che chiamo minuti di n posizioni, le quali sono una struttura totale, cioè che mi dà i risultati dei totali delle chiamate per quel determinato numero. Ovviamente per definire queste cose dovrò dare i limiti. Allora, qual è la lunghezza del numero telefonico? Me lo dice il testo. Mi dice che sono al massimo 20 caratteri. Quindi 20. E invece il numero di elementi possiamo dire che possiamo arrivare fino, non so, a 1000 chiamate. Quindi ragiono esattamente come nell'esercizio che abbiamo fatto prima sui giorni, sui minuti. C'è una piccola complicazione in più che una volta che ho letto una riga del file devo prima di tutto trovare a quale cella del vettore minuti sommarlo, andando a fare i confronti sul numero telefonico. Non ho già subito l'indice pronto, basta fare giorno meno 1, e devo fare una ricerchina. Ma per il resto il ragionamento è lo stesso. Poi i dettagli cambiano perché il file si chiama in modo diverso, eccetera, eccetera. Ci sono le date, ma questi sono dettagli, appunto. L'idea algoritmica è la stessa. Mi serve anche una variabile, perché se n sono 1000, è il numero massimo di numeri telefonici diversi che posso chiamare, mi serve una variabile che mi dica quanti numeri telefonici effettivamente ho a disposizione. Quindi chiamiamo numeri uguale 0, numeri telefonici analizzati. Quindi è la dimensione effettiva del vettore minuti. Ok. Anche qui, acquisizione dei dati, lettura e analisi del file e stampa. La lettura, l'analisi dei dati, l'acquisizione dei dati, parte da un file il cui nome è passato sulla linea di comando, quindi devo riceverlo da rvd1, il nome del file, e due date che invece sono inserite da tastiera. Quindi dovrò definire fatemi definire un 120, una lunghezza per le stringhe generiche che userò nel programma.
La userò per una stringa nome file e poi anche per riga che sicuramente mi servirà più avanti, quindi comincio a definirla. Poi mi servirà un file, questo di sicuro, vabbè, un IR non fanno mai male, e poi vediamo. Allora, abbiamo detto fase 0. Acquisizione dati. Fase 1. Lettura file ed aggiornamento del vettore minuti. Fase 2. Stampa il risultato. No, è ovvio che il voto dell'esame lo prendete su questa parte qua, eh. Le altre spostano di qualche punticino su e giù, ma il grosso è lì. Beh, acquisizione dati, poi mi serve conoscere anche le varie date, no? Nella fase di acquisizione di dati devo leggere non solamente il nome del file, ma devo leggere anche queste due date qua. Quindi definisco altre due stringhe. Lo metto qua tra le variabili importanti. Data 1. No, data 2. Che sono le date limite, data iniziale, iniziale e finale. Del periodo considerato, che sono quelle che leggerò dalla linea di comando, scusate, dalla tastiera. Quindi, acquisizione dati. Il nome del file è dentro ArcGD1. Ok, if ArcGD2, ArcGD diverso da 2, non va bene. Se invece ho il parametro, lo posso copiare dentro nome file argvd1, passaggio che non è indispensabile ovviamente, e poi provare ad aprire il file in lettura e verificare che questo file si sia aperto correttamente, altrimenti interrompiamo il programma. E fin qui abbiamo aperto il file, il cui nome era passato sotto ArcGD1, quindi si va quasi in automatico per queste parti del programma. Poi invece bisogna chiedere all'utente di inserire le due date. Inserire le due date, allora dirò al caro utente, inserisci le due date. E lascio che tu le inserisca. Con una bella getS mi leggo l'intera riga che tu mi fornisci, poi ci penso a leggerla, ad analizzarla. No? Qui ormai abbiamo imparato getS e scanf per la lettura dei file, la usiamo anche per la lettura della tastiera, lo stesso meccanismo, così siamo sicuri di poter controllare facilmente gli eventuali errori di immissione. E quindi questa riga conterrà le due date separate da uno spazio. Quindi devo separarle queste due date. Come faccio a separarle? Beh, scanf separami una stringa da un'altra stringa. E me le metti dentro data 1 e dentro data 2. Il testo dell'esercizio dice abbastanza esplicitamente di non preoccuparsi troppo degli errori.
Altrimenti qui anziché un percento S avrei potuto mettere un percento 0,9 per essere sicuro che l'utente metta solamente caratteri numerici, e altrimenti li rifiuto. Ma se no lasciamo pure percento S, non è questo il focus di questo esercizio. Quindi posso controllare, ad esempio, che R sia uguale a 2, quindi se non lo è mi arrabbio, e che le due date abbiano 8 caratteri, perché se ovviamente hanno, non hanno 8 caratteri mi sballano tutti. Quindi se la data 1 fosse diversa da 8 caratteri, oppure data 2 fosse diversa da 8 caratteri, non posso proseguire. Le date immesse non sono corrette, perdonatemi l'italiano, da SMS. Vabbè, qui siamo, fatto questo, siamo pronti, abbiamo fatto un controllo molto leggero, avremmo potuto fare di meglio sulle date, ma l'esercizio ci diceva proprio di non fossilizzarsi su questo. Abbiamo data 1 e data 2 che ci danno l'intervallo di tempo, abbiamo F che è il file di testo aperto in lettura, possiamo passare alla lettura vera e propria. Il vettore minuti l'abbiamo inizializzato? No, non ci interessa inizializzarlo, perché tanto avendo numero uguale a 0, so che quello conterrà 0 finora elementi validi, quindi non andrò mai a leggere le celle del vettore senza aver prima, diciamo così, copiato i valori e incrementato numeri. Quindi come sempre quando abbiamo un vettore di cui sappiamo già qual è la parte che usiamo, il resto non ci interessa neppure inizializzarlo. Allora, scrivo solo pseudocodice di questo e poi dopo lo convertiamo con più calma. Per ogni riga del file, cosa devo fare? Controlla se la data, se, diciamo così, if, diciamo, pseudocodice già un po' avanzato, la data è nell'intervallo compreso tra data 1 e data 2. Se non è così, se la data della riga del file non è compresa in quell'intervallo, non ci interessa quella riga, non la guardiamo neppure. Se invece la data è nell'intervallo, e questo vuol dire che dovrò stare la data a fare i confronti, allora vado ad aggiornare i minuti. Quindi trova la posizione nel vettore minuti in cui c'è il numero di telefono coinvolto, chiamato o che mi ha chiamato. Se non c'è, aggiungilo. Vado a cercare, ok, questo numero di telefono è già comparso, se è già comparso l'avevo memorizzato nella posizione 5, se non era mai comparso lo devo aggiungere, all'inizio il primo numero che vedo sicuramente sarà nuovo. E a questo punto, una volta che ho trovato la posizione, o ho trovato una posizione che già c'era, o ne ho aggiunto una nuova, somma i minuti in entrata e uscita. Nella posizione giusta del vettore minuti. Ok? Questo è il lavoro che facciamo dopo l'intervallo.